Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia, allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? Hm? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre. Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Non manca molto. Grazie a Dio. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? Due nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte. Questo gioco m'è venuto a noia! Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria! Abilità! Fatti vedere! Come desideri! Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Ti ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario! Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile. Venite, dobbiamo condurvi via di qui. Ora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Eccoci arrivati. Casa dolce casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze.
E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No. Come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire, fa pure. Ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì. Mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa, in Francia. Ma non è così. Si sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Ben fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio. Per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, zio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano a far fuori quella serpe di Vieri. Vieri de Pazzi, rampollo più giovane della seconda più nota famiglia di banchieri fiorentini. Lui sapeva bene come spendere il denaro del padre. Oltre alle spese folli che sosteneva per armi, animali esotici e vestiti, era estremamente competitivo. Vieri organizzava gare di ogni tipo, in barca, a cavallo, di corsa. Tutte truccate, ovviamente. Senti questa. Se per qualche strano motivo gli capitava di perdere, invitava a cena tutta la famiglia del vincitore e offriva pietanze buone da morire. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Va bene, zio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. Mamma mia. Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari.
Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante, comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamolo attendere. Cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto. Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri, non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa, leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. Eccolo qui! Il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servizio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare! Si passa tutto il giorno a bere! E a puttane! Che c'è? È vero! Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa e capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo! È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro.
Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica, va bene. Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno, io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Ezio, ragazzo mio! Credo sia tempo di mostrarti una cosa. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane, andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Ezio, sei ancora vivo! Ma guarda che posto! Gli ultimi due anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ah, ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassinio. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Prendi, provala! Grazie, Leonardo. Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui, ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shh. Capisco, ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più del loro prezzo!